C'è una sola squadra pugliese in questo momento di blocco totale, profonda incertezza sulla ripresa delle attività agonistiche ad avere la data di una partita fissata da calendario. Si tratta del Corato, non riguarda il campionato di eccellenza, bensì la Coppa Italia Dilettanti. Per l'8 aprile infatti è in programma a Ruvo la sfida tra i neroverdi e la Fragolese, terzo ed ultimo atto del triangolare inaugurale della fase nazionale. In palio l'accesso ai quarti di finale, difficile allo stato attuale delle cose però che la gara si giochi regolarmente fra 3 settimane. Non ci sono date né per la Serie A né per la Serie B, niente. Noi abbiamo questo 8 aprile e mi auguro che non si faccia come la volta precedente. Eravamo a 48 ore dalla gara e quindi eravamo in piena, con la testa già rivolta a questa gara che per noi è importantissima. E ci siamo visti insomma improvvisamente arrivare l'annullamento della gara. Quindi mi auguro che questa volta, ecco, ci sia il buon senso di avvisarci un po' prima, perché io se devo lavorare su quella data dovrei far rientrare i ragazzi lunedì prossimo. Gli allenamenti del Corato, almeno quelli di gruppo, naturalmente sono bloccati. In questo momento bisogna rispettare noi stessi e rispettare successivamente gli altri, chiaramente. Quindi dobbiamo stare a casa nei limiti di quello che si può fare, perché è chiaro che con queste nuove normative è difficile anche per i ragazzi trovare uno spazio per poter svolgere il lavoro che quotidianamente col professor Liso, con Fasciano e De Blasio mandiamo ai nostri ragazzi. È chiaramente un lavoro generico, perché il vero problema qui non è tanto la data d'inizio, è il vero problema dei campionati, il vero problema per noi allenatori è la data d'inizio degli allenamenti. Il Corato, secondo in classifica in eccellenza, avrà alla ripresa 3 carte da giocare per andare in Serie D. La vittoria del campionato, in questo momento l'opzione meno probabile, gli eventuali playoff e la Coppa Italia Dilettanti. Noi l'obiettivo rimane quello di avere un distacco sempre superiore a 6 punti che ci permette di passare alla fase nazionale, che per noi è importante, e provare fino all'ultimo a impensierire il Molfett. E poi la Coppa, è chiaro, abbiamo ora la possibilità di avere 2 risultati su 3. Ma il passaggio nostro del turno è l'inizio del campionato, vedendo anche l'ultima, quando la Lega Nazionale Dilettante ha chiesto chiaramente che entro il 24 maggio vuole il nome da parte dei comitati regionali dei playoff nazionali. È chiaro che un inizio a maggio, che secondo me è il più probabile, andrebbe ad incastrare situazioni che per noi sarebbero anche un po' difficili, sperando di passare il turno e di arrivare magari fino in fondo.